voglio innanzitutto rasserenare, non ci sarà alcun taglio sui ticket, c'è purtroppo insomma un ridimensionamento, anche se non sostanziale, del fondo per il salario accessorio. Ne abbiamo già parlato con le più rappresentative organizzazioni sindacali. Questo ritocco del fondo per il salario accessorio si è purtroppo reso inevitabile in considerazione appunto dei tagli imponenti che ci ha imposto il governo nazionale. Dopo una lettera aperta ai dipendenti per spiegare le ragioni che hanno imposto di ritoccare il fondo per il salario accessorio e ribadire le intenzioni dell'ente di valorizzare le professionalità, l'assessore al personale Bernardino Tuccillo torna a discutere sulla riforma della macchina comunale nel corso della commissione consiliare presieduta da Enzo Varriale. E se la riduzione dei ticket pranzo sembra definitivamente scongiurata, l'amministrazione cittadina punta ad intensificare la produttività. Tra le azioni di efficientamento e razionalizzazione dei servizi è in programma un piano di riorganizzazione del personale che con opportuni corsi di formazione sarà impegnato con nuove mansioni nei servizi che hanno maggiori difficoltà. Ad esempio formiamo 50 lavoratori di Napoli Servizi per abilitarli a funzioni di alimentaristi da impegnare nelle scuole. Così facciamo nei confronti di dipendenti della settima direzione per abilitare questi dipendenti a funzioni di ausiliari del traffico, considerato che molti agenti della nostra Polizia Municipale sono impegnati nella ZTL.